Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Nuova sfida delle 24 ore. E oggi finalmente mi sfiderò a mangiare per 24 ore solo le cose che ho trovato nella planta box. Più precisamente nell'ultima planta box, ovvero quella di novembre. Innanzitutto devo ringraziarvi perché siete stati proprio degli spatafronzolini, cuoricini, patatini nell'avermi concesso di poter utilizzare degli ingredienti extra durante questa challenge. Spiego per chi magari non sa di cosa sto parlando. Praticamente da un sacco di tempo che mi stavate chiedendo questa challenge, ma vi avevo spiegato che per me non era molto fattibile farla perché utilizzando solo gli ingredienti della planta box diventava quasi impossibile riuscire a fare una cosa che potesse essere definita un pasto. Però allo stesso tempo mi dispiaceva tantissimo non farvi la challenge perché appunto me la stavate chiedendo da un sacco di tempo. Quindi vi ho proposto: ma se io facessi la challenge aggiungendo magari però qualche ingrediente extra in più per poter rendere i miei pasti perlomeno mangiabili, voi me lo consentite? E la risposta da parte vostra è stata: ma sì, strega, fallo, l'importante è che ci fai sta maledetta challenge. E quindi eccoci qui. Tra l'altro, visto che comunque non volevo rendermi questa sfida troppo facile, perché altrimenti che sfida è, ho deciso di concedermi soltanto un ingrediente extra per ogni alimento della planta box. Sapete che comunque a me non piace proprio vincere facile. Quindi, sfida delle 24 ore, solo cibo di planta box, con massimo un ingrediente extra per ogni alimento. Siamo pronti? Io direi di sì. Partiamo subito. Partiamo dalla colazione e il primo alimento di planta box che andremo a preparare è questo kit per la preparazione dei pancake vegani. La preparazione è super easy, basta mixare il preparato all'interno con un po' di bevanda vegetale, lasciar riposare 15 minuti e poi cuocere, easy proprio. Il nostro ingrediente extra sarà lo sciroppo d'agave che andrò a spargere sopra come dolcificante. E voilà! Ecco qui i nostri pancake. Ho avuto giusto qualche difficoltà ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ho fatto anche una mini torretta e qui abbiamo in accompagnamento invece un semplice tè caldo. Ed eccoci qua, io spero siano buoni perché non abbiamo aggiunto né zucchero né sale, semplicemente lo sciroppo d'agave alla fine, però l'aspetto devo dire che è molto invitante. Che dite? Sono fiduciosa. Direi di procedere all'assaggio. Buon appetit! Oh wow! Posso dire oh wow? Raga, sono tipo la cosa più buona del mondo. Vi giuro, non sapevo cosa aspettarmi, ma sono decisamente oltre le mie aspettative, buonissimi. Poi con lo sciroppo d'agave raggiungono proprio il paradiso e meno male che non abbiamo messo zucchero, sennò sarebbero diventati troppo dolci, così perfetti, wow. No vabbè raga, che bomba. E poi con una preparazione straveloce e strafacile. Sto volando. Raga, se avete acquistato la planta box di novembre e avete già provato questi, fatemi sapere se state in paradiso come me, perché io sono sconvolta. Rido perché ho messo la vibrazione al telefono e mi arriva un messaggio ogni volta che infilo il boccone in bocca, cioè allucinante. Sembra che lo stiano facendo apposta, vabbè, comunque colazione più che approvata, voto 112 tipo. Ora mi finisco questo ben di Dio e ci vediamo tra poco con il pranzo, dove andremo a provare ben due prodotti che, raga, se mi deludono mi metto a piangere, ve lo dico, ci vediamo dopo. Rieccomi qui per il pranzo. In realtà sono ancora un po' piena dai pancake di stamattina, devo essere sincera, ma non importa. Anche perché i due prodotti che andremo a provare oggi per pranzo mi ispirano troppo. Forse starete sentendo dietro di me i fornelli accesi perché sto facendo tostare del pane. Perché mai, vi chiederete? Perché il mio pranzo di oggi sarà costituito da un buon panino con all'interno, ta-tan, primo ingrediente, questa, la mortadella vegana. Io urlo, non sapete da quant'è che aspetto di fare questo video solo per assaggiare questa. In realtà si chiama rosandella vegetale e insieme a questa metterò anche il formaggio vegetale che abbiamo trovato sempre nella planta box, questo che non so bene come possa essere, forse un simil gorgonzola, non lo so raga, comunque andremo a mangiare questi due prodotti insieme, appunto come vi dicevo, all'interno di un panino, quindi il pane sarà il mio ingrediente extra per questo pranzo. Raga, io letteralmente non vedo l'ora. Ed ecco a voi, amici a casa, il nostro mister panino con il nostro affettato vegano. E sotto c'è anche il nostro formaggio vegano. Sembra super buono. Allora, io vi dico che ho assaggiato un pezzo di formaggio così da solo per sentire proprio il sapore vero e sono rimasta scioccata. Cioè, proprio detto, in che senso questa cosa è fatta solo con vegetali? Cioè, se non me l'avessero detto e me l'avessero fatto assaggiare così, io non avrei mai creduto che quel formaggio fosse vegetale. Io sconvolta. Quindi già così vi dico che quello è tra i formaggi vegani più buoni che io abbia mai mangiato. Le mie aspettative stanno alle stelle. Per quanto riguarda invece il nostro affettato, non l'ho ancora provato, quindi direi di addentare proprio un pezzo di affettato da solo per capire appunto com'è. Proviamo. Wow, molto saporito, molto 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 saporito, anche un po' dolcino, non mi ricorda tantissimo la mortadella, ma comunque ha un buon sapore, mangiato da solo, senza pane, senza nient'altro, probabilmente mi nauserebbe subito perché ha un sapore veramente forte, ma secondo me combinato con altre cose è perfetto, quindi andiamo a dare un morso all'insieme e vediamo se questo panino ci farà volare oppure no. Buon appetito!
devo andare più a fondo. Scusate, sono un attimino scioccata. In che senso? Il formaggio si è sciolto un po' con il calore del pane e raga, è gorgonzola, c'è questa cosa, è gorgonzola. È identico, è preciso, è assurdo, io non ci sto credendo raga. Da caldo ha un sapore diverso rispetto che mangiato così freddo. E da freddo infatti non mi ricordava tantissimo il gorgonzola. Un pochino sì per la consistenza, ma il sapore un po' meno, ma comunque buonissimo. Così invece è gorgonzola raga. Io sono scioccata. Tra l'altro, come prevedevo, l'affettato mischiato con altri sapori, altre consistenze, altre cose, si sposa da Dio, quindi il suo sapore così forte viene un attimo attenuato e credo che sia effettivamente un'alternativa il più simile possibile ai sapori di un panino onnivoro che io abbia mai provato finora, cioè sono veramente sconvolte senza parole. Avevo un po' di timore perché le mie aspettative appunto erano altissime e bastava veramente poco per far crollare tutto e invece wow, siamo andati ancora oltre le aspettative che avevo, sono sconvolta. Quindi che dire, anche il nostro pranzo promosso a pienissimi voti. Ora mi finisco il mio super mega panino e ci vediamo dopo con la merenda, che in realtà sarà più tipo un aperitivo direi, comunque a dopo. Eccomi qui raga, pronta per la merenda. Metto le virgolette perché mi è venuto il ciclo e sto veramente uno schifo, ma io non mi arrendo. Niente, nessuno mi fermerà dal finire questa challenge, credo, spero, mi auguro. Quale prodotto di Plantabox andremo a mangiare per questa merenda aperitivo? Loro, le uova vegane. Praticamente queste uova vegane in particolare sono diverse da quelle che avevamo trovato qualche box fa, non mi ricordo esattamente in quale, nonostante fossero della stessa marca, e ho capito finalmente che differenza c'è. Praticamente queste sarebbero più indicate per le preparazioni tipo di torte, biscotti, hamburger, polpettoni, cose del genere, mentre le altre sì, anche per questo tipo di preparazioni, ma anche da mangiare tipo omelette, uova strapazzate, cose del genere. Ma visto che questa è una challenge solo prodotti di Plantabox con massimo un ingrediente extra per ogni pasto, capite che non posso mettermi a fare torte, biscotti eccetera eccetera, perché aggiungerei troppi ingredienti extra. Quindi ho deciso di usarle per preparare una sorta di frittatina, anche se non so bene cosa è uscito. Infatti questo sì, questa è la mia frittatina barra uova strapazzate barra non lo so nemmeno io, e sarà la mia merenda aperitivo. Ne ho fatto così poco perché veramente raga sto iniziando a star male per via del ciclo e non ho per niente fame, però qualcosa dovevo mangiare. Quindi eccoci qua con la mia merenda fantastica. Andiamo ad assaggiare. Non è affatto male raga. Devo dire che sono sorpresa perché mentre lo cucinavo l'aspetto era sempre più inquietante. Poi alla fine si era assodato tutto in questa consistenza carina in realtà. Tipo croccante fuori, un pochino morbida dentro ma non troppo. E ha un sapore pazzesco. E raga non ci ho messo praticamente nulla. Ho seguito le indicazioni della scatola per prepararlo. Quindi acqua, olio e il preparato che è una polvere. Stragustoso, wow. E tra l'altro vorrei far notare che non ho nemmeno usato l'ingrediente extra a sto giro. Ho usato soltanto le cose per poter preparare l'uovo, ovviamente, se no mi dovevo mangiare la polvere e direi che non è il caso. E niente raga, quindi tutto qua, questa è la mia merenda, adesso la finisco. Ora mi concentro a cercare di farmi passare questo mal di ovaio che veramente mi sta uccidendo, così almeno tornerò carica e super pronta per il pasto finale, cioè quello della cena. Ci vediamo dopo. Ciao amici, nel caso non si capisse, le mie condizioni non sono delle migliori, ma io continuo, combatto per questa challenge, sì. Ci manca appunto solo la cena e poi abbiamo finito e andrò a mangiare questi, i Dilgdellen, se si pronuncia così, che sarebbero degli specie di hamburgerini alle verdure, perché se non ricordo male non vogliono imitare il sapore della carne, ma sono fatti in verdura, quindi mo li preparo e ce li mangiamo. Ed eccoli qui, dal profumo non sembrano affatto male raga, e il mio ingrediente extra è questa, la salsa di accompagnamento, perché ricordo che abbiamo letto che li consiglia accompagnati dalla salsa tartara, che non avevo ma ho provato un attimo così ad inventare con ciò che avevo in frigo. Bene bene bene, sono molto curiosa di provarli. Erano forse tra tutte le cose che abbiamo visto oggi quelli che mi ispiravano di meno, e invece questo profumino mi sta facendo decisamente cambiare idea. Metto un po' di salsa qui e procediamo con l'assaggio. Io direi li proverei prima così senza salsa per provarli proprio al naturale. Buon appetito. Allora sì, sono buoni, ma onestamente nulla che mi fa dire oh mio Dio wow, cioè ricordo che avevamo letto che avevano vinto il premio come prodotto vegano dell'anno nel 2021 in Svezia mi sembra, comunque da qualche parte nel mondo, quindi onestamente mi aspettavo molto di più, ma proviamoli con la salsa va, magari migliorano. Sì, con la salsa sono decisamente meglio, gli dà proprio quel tocco in più, non so, quindi ho fatto bene a sceglierla come ingrediente extra.
Quindi approvati sì, ma comunque non a livello delle altre cose che abbiamo mangiato oggi. Buon raga, quindi questa sarà la mia cena. Scusate se concludo un po' in fretta, ma veramente sono KO. Quindi direi che mi metto subito a pensare a un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere, non lo so raga, facciamo hashtag borraccia, perché in questo momento non mi viene nient'altro in mente. Ho davanti a me la borraccia, quindi ho pensato a quello, sì. Hashtag borraccia, scrivetelo qui sotto nei commenti. E nei commenti fatemi sapere anche qual è stata la cosa che vi ispirava di più, quella che vi ha proprio fatto venire l'acquolina in bocca. Detto ciò, io ringrazio ancora tantissimo Plantabox per avermi inviato tutte queste cosine super buone. Vi lascio il mio codice sconto strega20 per il 20% di sconto. E in descrizione vi lascerò ovviamente il link di Plantabox, il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok, il link per potermi seguire su Twitch e il link della mia Amazon wishlist. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Tan 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 t